Beh, suppongo, intanto bisogna vedere se io mi ricandido, intanto. Era gennaio del nuovo anno quando il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, nella trasmissione I fatti e le opinioni del direttore Carmine Perantuono, ne discusse su Rete 8. Il primo cittadino fece capire velatamente che sarebbe sceso di nuovo in campo. Le riserve sono state sciolte. Il sindaco uscente di Chieti, Diego Ferrara, si ricandiderà come primo cittadino alle comunali del 2025 o della primavera 2026. Lo ha ribadito forte e chiaro al microfono del TG8 e al quotidiano Il Centro. Un'amministrazione la sua non facile, dal Covid al predissesto e poi il dissesto alla teatro dei servizi fallita e ad altre grane anche di carattere politico e amministrativo. Avevo collegato la mia ricandidatura alla messa a terra, quindi la soluzione e il portare a termine i progetti del PNRR che il Comune di Chieti e la mia amministrazione avevano intercettato. Siccome questi progetti che dovrebbero essere compiuti entro il 2025, al massimo entro i primi mesi del 2026, stanno seguendo un iter amministrativo burocratico oramai accelerato, e di conseguenza darò fede a quello che ho detto. Nonostante le opposizioni agguerrite. Ma le opposizioni, allora intanto guardi, io abolirei questo termine opposizione, ma utilizzerei minoranza. Probabilmente i consiglieri di minoranza non si rendono conto che loro fanno parte dell'amministrazione cittadina e quindi invalidando questo concetto fanno opposizione a tutto strumentalmente, come inutili proteste sui social di altri consiglieri di minoranza che ci dicono che l'amministrazione sceglie legali di Pescara per le loro problematiche amministrative. Voglio dire che la scelta di consulenti non viene fatta dall'organo politico, ma dai dirigenti di settori. Il sindaco ribadisce: nessuna bandiera bianca, anzi. Le cose si stanno mettendo per il verso giusto, sotto tutti i punti di vista, e ripeto, non vedo perché io non debba ricandidarmi nel momento in cui ho fatto il mio dovere.